Ciao, sono Alizia Lottero e sono qui al CEOF 2019 con il mio lavoro che si intitola Gardens Memos. È un lavoro che riguarda i giardini, il verde, e sono fotografati di notte. Ho scelto di fotografarli di notte per un motivo preciso, perché in questo modo viene tolta quella che è una abitudine di percezione a cui tutti siamo abituati, perché mi interessava svelare un paesaggio che fosse un paesaggio diverso. Sono una serie appunto di giardini fotografati di notte con apparecchiature di grande formato, e il tema che soggiace a questo mio lavoro è il tema onirico, del mistero, del fatto di vedere un paesaggio a cui siamo abituati in modo diverso. Gli alberi, le piante, il verde, cerco di mostrare queste cose da un punto di vista completamente diverso. Infatti io intervengo con la mia lampada e creo delle luminanze su questi soggetti, che sono delle luminanze che normalmente non ci sono di giorno, quindi ecco perché il tema della notte. Il tema della notte è anche legato al fatto che un po' amplifica le nostre emozioni, e quindi nella serie di fotografie che sono presenti in mostra l'emozione che cerco di far scaturire da questi paesaggi è un'emozione sicuramente amplificata, almeno spero che sia così per chi guarda queste foto. È un lavoro di ricerca che è partito tanti anni fa, perché io ho sempre avuto una grande passione per il paesaggio, e quindi è una serie che porta avanti nel tempo. C'è un tema di seduzione anche nel paesaggio, perché un paesaggio può essere seduttivo come può essere un oggetto, qualsiasi altra cosa. Nelle mie immagini quindi ovviamente sono presenti dei grandi spazi neri. Questi spazi neri non sono dei buchi, non vogliono essere dei buchi, ma vogliono essere un punto di non luce, quindi un punto di non informazione. È chiaro che noi lì dentro possiamo vederci quello che vogliamo, la nostra fantasia ci si può rispecchiare, le nostre paure. Come d'altronde capita questo in natura di notte, quando le nostre convenzioni, i nostri appigli formali e visivi saltano.